La loro stagione è finalmente arrivata. Oggi prepariamo 3 ricette veloci con zucchine. Le zucchine hanno un sapore delicato che si presta benissimo a tante ricette sane e rendono speciali anche delle preparazioni semplici. Di ricette veloci con zucchine ne esistono tantissime, si possono cucinare veramente in mille modi. Noi oggi ti proponiamo 3 ricette sane, veloci e sfiziose da portare in tavola, ideali soprattutto se devi preparare dei primi piatti. Tra le migliori ricette veloci con zucchine non può mancare una buonissima frittata di zucchine al forno. È sicuramente una delle più semplici e saporite, ma allo stesso tempo leggera. Prima di cominciare con le ricette, lasciateci un mi piace a questo video e iscrivetevi al nostro canale per non perdervi tutte le nostre future ricette. Per prima cosa ho preso 2 zucchine, circa 500 grammi. Le ho sciacquate e le ho grattugiate sui fori più larghi della grattugia. Una volta grattugiate, le ho messe in un frullatore, dopodiché ho aggiunto 3 uova intere. Poi ho aggiunto anche 50 g di farina di ceci, ma va benissimo anche un altro tipo di farina. Ho aggiunto anche del sale, del pepe e ho frullato il tutto fino ad ottenere un composto molto morbido e omogeneo. A questo punto ho preso uno stampo da 30 cm di diametro e l'ho ricoperto con un foglio di carta da forno dopo averlo bagnato e strizzato. Ho versato il composto nello stampo, dopodiché l'ho cotto nel forno statico preriscaldato a 200 gradi per 15 minuti. Nel frattempo ho preparato la besciamella con 150 ml di latte di mandorle, nel quale ho aggiunto 20 g di farina di ceci, un cucchiaio di olio vegetale e del sale. Ho frullato il tutto con un frullatore a immersione, dopodiché ho versato il tutto in una casseruola e ho fatto addensare la besciamella a fiamma dolce, mescolando continuamente fino a quando ha assunto una consistenza di una crema liscia e senza grumi. Una volta pronta, l'ho messa in una ciotola e ho tritato grossolanamente una manciata di noci, che utilizzerò per guarnire la frittata. Dopo 15 minuti ho sfornato la frittata e l'ho ricoperta con uno strato abbondante di besciamella e l'ho guarnita con delle noci tritate. L'ho infornata nuovamente per circa 15 minuti. Eccola qua ragazzi, è pronta la nostra frittata al forno in versione un po' particolare oggi. Adesso la togliamo, aspettate, sposto lo stampo e poi la mettiamo su un tagliere, così poi possiamo rimuovere tranquillamente la carta da forno. E la facciamo raffreddare completamente prima di tagliarla. Guardate che bella ragazzi! Allora, volendo possiamo gustarla già così com'è, ma io ho deciso di aggiungere un po' di colore e quindi qua ho dei pomodorini e un po' di basilico, ok? Così la rendiamo più colorata, più gustosa. Allora, tagliamo i pomodorini a metà. Perché proprio questa scelta, Diana? Ma non c'è un perché, proprio per aggiungere più colore. Poi vabbè, anche gusto, perché i pomodorini sono buonissimi. Ma volendo potete aggiungere qualsiasi altra cosa. Potete anche metterci del tonno, se volete, oppure del tacchino, o degli altri ortaggi, della rucola. Quindi potete, diciamo, personalizzarla in base ai vostri gusti. Ok, aggiungiamo anche del basilico. Il pomodoro basilico è sempre il top. Sembra una pizza. Sì, insomma. Dovremmo chiamarla pizza di zucchine. Sì, più o meno, vabbè. Un po' diversa dalla pizza, però sì, dai. Una pizza finta, fintissima. Finta pizza di zucchine. Sì, sì, sì. Pomodoro basilico. Wow, sembra proprio una margherita di zucchine. Ecco il nostro basilico e adesso possiamo tagliarla, direi, e gustarcela, anche perché io ho famissima. La mia, beh, io l'ho fatta intiepidire un po' dopo averla sfornata, ve l'ho fatta vedere così, però in realtà l'ho fatta intiepidire un po' prima di proseguire e adesso possiamo già tagliarla, quindi io vi consiglio di farla intiepidire e poi tagliarla. Com'è che ti è venuta in mente questa idea, Diana? Davvero un'idea originale. Ma guarda, in realtà questa è una versione molto simile alla pizza di zucchine, l'ho chiamata proprio così, quella che trovate nel nostro ebook delle colazioni, le nostre 30 colazioni, colazioni di DNA. È un ebook preparato per voi, per chi non ha idee su cosa mangiare a colazione, insomma. E ci sono sia colazioni dolci che salate. E questa frittata, ecco, chiamarla pizza comunque è un po' azzardato, però vabbè. Questa frittata... No, sembrava una pizza. Sì, sì, lo so. È comunque una delle ricette presenti in quell'ebook. Siamo nel periodo delle zucchine, che io adoro. Aggiungiamo delle foglioline di basilico, ok. Oh, che bella! Dai, adesso assaggiamo.
Io sono pronta per l'assaggio. Via. Ragazzi, aspettate, devo sentire tutti i sapori. È cremosissima, la besciamella sopra dà questa un retrogusto di formaggio. Molto molto light, ovviamente. Le noci tostate poi, madonna ragazzi. Immagino, mi fai vedere la polina di... No, me la mangio tutta questa, aspetta. Fatela assolutamente perché è una bontà assoluta. Bontà assoluta. Ci fidiamo di te, Diana, l'assaggeremo tutti. Ok, basta, se no me la finisco veramente. Tra le ricette veloci con zucchine, questa è sicuramente la più classica. Le zucchine al forno ripiene, saporite e profumatissime, che si preparano in pochi minuti. Un secondo piatto ideale per rimanere in forma senza rinunciare al gusto. Ah, questa ricetta è ispirata dal nostro ultimo libro Buone di stagione. Se avete il libro potete trovarla a pagina 82. Vi lascio il link del libro qui sotto. Per prima cosa laviamo 3 zucchine grandi, rimuoviamo le estremità e poi le tagliamo a metà. Le mie zucchine erano molto grandi, ma potete usarne 4-5 se le avete più piccole. Ora con uno scavino rimuoviamo la polpa delle zucchine, ma potete utilizzare anche un cucchiaino se non avete questo attrezzo. Una volta pronte le zucchine, le disponiamo su una teglia con carta da forno e ora tritiamo finemente la polpa delle zucchine con il coltello. Schiacciamo anche uno spicchio d'aglio e lo tagliamo finemente. In una padella aggiungiamo un filo d'olio vegetale, cuociamo l'aglio per qualche secondo, dopodiché aggiungiamo anche un goccio d'acqua. Ora aggiungiamo anche la polpa delle zucchine e la cuociamo per una decina di minuti. Una volta cotta la mettiamo in una ciotola e aggiungiamo anche 400 g di fagioli cannellini già cotti, dopo averli scolati e sciacquati. Aggiungiamo anche un uovo, 40 g di farina di mandorle, del sale e della paprika dolce. Ora mescoliamo bene il tutto e schiacciamo leggermente i fagioli con la forchetta. A questo punto condiamo ogni zucchina con un cucchiaio di olio e del sale. Dopodiché le riempiamo con il nostro composto preparato precedentemente. Spolveriamo le zucchine con della farina di mandorle per creare un effetto gratinatura e inforniamo nel forno statico preriscaldato a 190 gradi per 35 minuti. Eccole qua ragazzi, le nostre zucchine al forno, zucchine ripiene al forno, sono pronte. Io le ho sfornate e le ho fatte già raffreddare, così adesso possiamo gustarcele quasi subito. Allora, cosa facciamo adesso? Potete servirle così come volete, altrimenti potete preparare come me del pesto, un semplicissimo pesto al basilico. Andiamo a farlo subito. Che bella idea, Diana, brava. Esatto, così aggiungiamo a un po' di colore e poi anche un po' di gusto in più. Allora, che cosa ci serve? Molto semplice questo pesto, vero? Sì, è semplicissimo. Ci serve semplicemente del basilico, io qui ho 2 mazzetti, sono circa 20 grammi. Poi qua ho dell'olio, circa 120 ml di olio vegetale, sto utilizzando quello di semi di girasole, ma voi potete usare quello che volete, quello che avete in casa. Poi qua abbiamo uno spicchio d'aglio e delle noci, potete usare anche i pinoli se volete, ma io non ce li avevo, quindi usiamo le noci, e sono circa 50 grammi. E poi qua ovviamente del sale. Allora, mettiamo il nostro basilico nel contenitore insieme all'olio, mettiamo praticamente tutto insieme, quindi basilico, spicchio d'aglio e anche le noci. Ok, poi mettiamo ovviamente anche un pizzico di sale. Poi ci regoliamo alla fine, se non ci basta il sale possiamo aggiungerne ancora. Facciamo 3 pizzichi. Ok, e adesso frulliamo il tutto con il nostro frullatore a immersione. Andiamo. Ok, il nostro pesto è pronto. Eccolo qua. Adesso assaggiamo così vediamo se manca del sale e magari aggiungiamo ancora un pizzico. È perfetto. Madonna, che buono. Che buono. Guardate poi quanto è cremoso. Buonissimo, buonissimo, buonissimo. Mettiamo le nostre zucchine qui così gli diamo il tocco finale ultimo. Come vedete ragazzi, questa ricetta, queste zucchine al forno sono veramente facili da fare, sono delle ricette con le zucchine facilissime, proprio che si possono, non avete scuse, potete farle tutti. E tra l'altro vanno benissimo se dovete preparare dei primi piatti, quindi... Ok, allora, cosa facciamo adesso?
aggiungiamo del pesto sopra, così come guarnizione colorata e gustosissima. Allora, queste ricette sono proprio veloci, comunque. Sì, esatto, esatto. Se avete delle zucchine in frigo che dovete consumare, o se avete un orto, ancora meglio, dovete utilizzare le zucchine, potete fare queste ricette con zucchine che sono veramente deliziose. Voilà! Con questo pesto che ci avanza, ovviamente poi ci condiamo altri piatti. Magari sempre ricette con zucchine, chissà. Vediamo, so. Vediamo poi dopo. Ok, assaggiamo. Prendo una barchetta. Ho promesso un pezzettino anche a te. Vabbè, lascio quello da parte. Ok, adesso. Vabbè, ti lascio tutta la teglia, già che ci siamo. Ecco, brava. No, ragazzi, sono spettacolari. Un altro pezzo, posso? Vai. Senti, ma se non volessimo condire con del pesto, che cosa possiamo condirle? No, vi consiglio il pesto. Bene, boh. No, è top. Non ci sono alternative, ragazzi. No. Provatele così come sono, col pesto. Che buone, sono spaziali, mamma mia. Sono contenta di questa ricetta. Guardate un po' qua, ragazzi. Ragazzi, questa è decisamente una delle mie ricette veloci con zucchine preferita in assoluto. Scriveteci qui sotto se la farete anche voi. Le zucchine sono un ottimo ortaggio che sta bene praticamente ovunque, penso l'abbiate già capito. La prossima ricetta è una di quelle ricette veloci con zucchine molto molto sfiziosa. Un buonissimo burger di zucchine, semplice, veloce e sfizioso da portare in tavola. Per prima cosa grattugiamo una zucchina da 200 grammi sui fori più larghi della grattugia. Poi la mettiamo in una ciotola e aggiungiamo 400 g di macinato di tacchino, del sale, del pepe e un cucchiaio d'olio. Mescoliamo bene il tutto, dopodiché scaldiamo una piastra e la spennelliamo con un velo d'olio, ma potete cuocerli anche in una padella. A questo punto prendiamo il composto e diamo la forma ai burger, io non li ho fatti troppo grandi. Ora possiamo cuocerli sulla piastra per un paio di minuti. Se volete potete cuocerli anche nel forno. Eccoci qui ragazzi, i nostri burger di zucchine sono pronti. Adesso possiamo finalmente gustarceli. Come? Sicuramente vi starete chiedendo. Molto facile, allora potete accompagnarli con un contorno di verdure, per esempio se volete, o un'insalata. E poi, visto che ci è rimasto ancora del pesto, giusto, perché non utilizzarlo per condire i nostri burger? Così facciamo una bella... un bel impiattamento. Allora, niente, qui ho messo un po' di farina di mandorle sopra, magari aggiungiamo un po' qui, ma giusto così per decorare, per esaltare un po' di più il pesto. I nostri burger di zucchine sono pronti! Guardate che belli, ragazzi! Allora dai, adesso direi che si può assaggiare. Che ne dite? Vai! Assaggiamo, prima io, prima io poi tu. Ah, ma tanto assaggi sempre solo tu. Vado. Aspetta, perché devo sentire tutti i sapori. Del pesto, madonna, il pesto ci sta da Dio. Troppo buoni, morbidi al punto giusto, anche perché le zucchine in questa ricetta donano un sacco di morbidezza. Troppo buoni, wow. Era un po' inaspettata questa combinazione di pesto e burger, però è buonissima. Ragazzi, se anche voi amate questo ortaggio e volete preparare ricette veloci con zucchine, queste sono buonissime, provatele e fateci sapere. Bene ragazzi, ora avete tanta scelta per sfruttare al meglio le zucchine e preparare tante ricette sane. Io spero che queste ricette con zucchine di oggi vi siano piaciute. Se sì, scriveteci qui sotto quale preparerete, sono molto curiosa. Se il video di oggi vi è stato utile, potete supportarci iscrivendovi al nostro canale, cliccando sul pulsante qui sotto e lasciateci anche un mi piace a questo video. E vi ricordo che potete trovarci anche su Instagram e su Facebook, sempre con il nome DNA Video Ricette per i Gruppi Sanguigni. Per oggi è tutto ragazzi, io vi aspetto nel prossimo video.